L'accordo raggiunto tra Autostrade per l'Italia e Governo sul futuro delle concessioni autostradali viene descritto in modi diversi e con toni assolutamente diversi. Infatti, da una parte c'è chi pensa che questo accordo sia un colpo messo a segno dall'esecutivo perfetto, perché di fatto ha lasciato fuori dalla scena una delle famiglie imprenditoriali più potenti d'Italia, cioè i Benetton. Qualcun altro invece sostiene che questo accordo porterà a guai e debiti per lo Stato e quindi per tutti i contribuenti. Noi però vogliamo stare fuori da discussioni squisitamente politiche e parlare proprio dell'accordo in sé, in modo scientifico, parlando di quello che prevede. Allora, che cosa prevede? Prevede intanto il passo indietro dei Benetton, le cui quote nella società passeranno dall'88% attuale al 10-12%, restando fuori dal consiglio di amministrazione. Questa è la soglia proprio sotto la quale si resta fuori dal CDA. E contemporaneamente l'ingresso dello Stato attraverso Casse Depositi e Prestiti, che acquisirà il 33% delle azioni insieme ad altri investitori istituzionali per il 22%, quindi per un totale di 55%. Questa è una prima fase, poi c'è la seconda fase, quella della quotazione in borsa, quindi dove lo Stato di fatto rimarrà il socio di riferimento che riprenderà in mano la società dopo 20 anni di privatizzazione. Il punto però è questo: si può parlare di privatizzazione o si deve parlare di altro? Giancarlo Marcotti. Salve Emanuela. Allora, si può parlare di privatizzazione, ma una privatizzazione un po' anomala. Il termine corretto è concessione. Autostrade per l'Italia è concessionario, cioè lo Stato italiano è sempre rimasto proprietario della rete autostradale, ma l'ha data in gestione, quindi in concessione a questa società che si chiama Autostrade per l'Italia e che così l'88% di questa società è in mano a un'altra società che si chiama Aplantia, della quale i Benetton hanno il 30%. Quindi dire che i Benetton hanno l'intera rete autostradale italiana non è corretto. Così come appunto non è corretto parlare strettamente di privatizzazione, perché la concessione obbliga appunto il concessionario ad una serie di eventi che lo rendono di fatto come se fosse una specie di affittuario, insomma, in Certo. questo incassa i pedaggi autostradali, però è tenuto a mantenere in buono stato la rete autostradale, oltre a tutta un'altra serie di costi che sono a suo carico. Ultima cosa, anche il costo dei pedaggi autostradali viene sempre determinato dallo Stato. Quindi diciamo che, per rispondere così in maniera sintetica alla tua domanda, è una privatizzazione, ma non troppo. Ecco, io stavo dicendo proprio una privatizzazione a metà, Giancarlo, no? Quindi la prima cosa che abbiamo imparato è questa. Prima forse pensavamo che i Benetton fossero i proprietari totali, i proprietari di tutto, però a questo punto la domanda sorge spontanea. Quale scenario abbiamo davanti? Adesso verranno emesse nuove azioni, come dicevi, per il 33% del capitale sottoscritte da Cassa Depositi e Prestiti, quindi diciamo il risparmio postale, un altro 22% da investitori istituzionali. Questo qua ovviamente farà diluire l'azionariato dei Benetton, i quali andranno sotto al livello del 12% e quindi non rientreranno nel consiglio di amministrazione. Questo, certo, da un certo punto di vista era atteso, insomma, dopo quello che era successo sul Ponte Polcevera, è chiaro che i Benetton dovevano stare fuori diciamo, dalla stanza del comando. Però quello che abbiamo visto in borsa, ossia un grande balzo dopo l'accordo raggiunto,
fa pensare che l'intervento dello Stato, 3 miliardi perlomeno per il 33% di autostrade per l'Italia, sia un impegno gravoso. Quindi, dopo tutto, diciamo che dal punto di vista economico ai Benetton non è proprio andata male. Ecco, bisognerà solo capire se è andata male per i contribuenti, perché poi per chiudere il cerchio il dilemma è proprio questo, però ci sarà tempo per comprenderlo. Grazie naturalmente Giancarlo Marcotti. Grazie a te Emanuela e un saluto a tutti gli ascoltatori. E grazie anche da parte mia per averci seguite. Queste sono le nostre pillole, temi e argomenti spiegati in una manciata di minuti. Alla prossima.